Mr. Wrong, lezioni d'amore. Trama puntate dal 31 maggio al 4 giugno 2021. Primo incontro tra SG e Osgur. Sta ufficialmente per iniziare la nuova soap opera turca che farà compagnia ai telespettatori per una buona parte dell'estate. Si tratta di Mr. Wrong, lezioni d'amore, i cui protagonisti assoluti saranno Jayaman e Özge Gürel, entrambi volti amatissimi dal pubblico italiano. Ecco quindi che cosa succede nel corso della prima settimana di messa in onda, dal 31 maggio al 4 giugno 2021. Lunedì 31 maggio 2021. Esgi è una ragazza moderna e intraprendente che ama il suo lavoro e il suo fidanzato. Ormai i due convivono ed Esgi sogna una famiglia per loro, oltre che un lungo futuro. Esgi organizza quindi una festa di compleanno a sorpresa per il suo amore. Lainal chiama tutti i suoi amici e anche quelli del suo fidanzato. Tutto viene organizzato nei dettagli, poiché Esgi dovrà essere la prima ad entrare, spuntando da dietro la porta. Ormai gli invitati ci sono e il momento è arrivato, così Esgi si prepara per urlare buon compleanno al suo fidanzato. La giovane però fa una scoperta terribile e vede il suo ragazzo che a casa bacia appassionatamente la sua amante. Esgi va su tutte le furie e lascia immediatamente il suo fidanzato, convincendosi che gli uomini siano inaffidabili e che lei da questo momento in poi presterà attenzione soltanto all'uomo giusto. Dopo un salto temporale di 3 mesi, Esgi trascorre una serata divertente in un locale assieme alle sue amiche. Queste ultime la prendono in giro per il suo scarso successo con gli uomini e la invitano a frequentare, ormai, soltanto gli uomini giusti. Martedì, 1 giugno 2021. Contemporaneamente, Özgür sta passando una serata brava insieme all'ennesima ragazza di cui ha fatto conoscenza. Özgür è un benestante giovane di bell'aspetto che si diverte ad avere moltissime frequentazioni e non ha mai avuto una relazione stabile. Il giovane cerca in tutti i modi di allontanare la ragazza che ha conosciuto quella sera perché gli sembra troppo insistente ed asfissiante. In quel momento Özgür riceve una telefonata di sua madre. Quest'ultima gli intima di trovare una fidanzata il prima possibile e mettere la testa a posto. La donna pretende che Özgür abbia qualcuno da portare con sé in occasione del matrimonio di sua sorella. Nello stesso momento, anche Esgi, ancora nel locale, riceve la telefonata di sua mamma, che la supplica di trovare un uomo ed avere dei figli, prima che lei perda la vita a causa della vecchiaia. Infastidita dalle parole della madre, Esgi lascia il locale sotto la pioggia e cerca disperatamente di salire su un taxi. Anche Özgür, però, sta contemporaneamente salendo sullo stesso taxi, e così i due si conoscono. Il primo incontro non è certo piacevole e litigano e si lanciano frecciatine. Esgi accusa il genere maschile di essere formato da incapaci e sostiene che se fossero loro a dover partorire, il mondo si sarebbe estinto. Özgür invece domanda alla ragazza se sia sposata e alla sua risposta negativa sostiene di non essere stupito. Esgi quindi lo accusa di essere maschilista. Mercoledì 2 giugno 2021. Il giorno successivo Esgi ha praticamente dimenticato dell'accaduto. Quando va al lavoro, viene a sapere che la promozione, che ormai aspettava da tanto tempo, non è stata data a lei, ma ad una sua acerrima rivale. Esgi si lascia prendere dallo sconforto e resta particolarmente delusa. Lainal prende così su 2 piedi la drastica decisione di licenziarsi. Furiosa, la ragazza esce dal suo posto di lavoro, ma viene raggiunta da una nuova telefonata. Si tratta del suo ex fidanzato che le intima di cambiare subito casa, perché in quella in cui vive tutte le utenze sono a nome suo. Esgi è sconvolta dall'ennesima brutta notizia ricevuta durante il giorno e così cammina furiosa. Lainal però si distrae e viene investita. Non si tratta di nulla di grave,
ma a soccorrerla. C'è un affascinante medico, Serdar, che si precipita a prestare soccorso. Esgi si ripromette di restare in contatto con l'uomo, che sembra molto gentile. Nello stesso momento Osgur viene intervistato da una giornalista e inizia a flirtare anche con lei, come sua abitudine. Sempre più stressata, la stessa Esgi va a cenare al ristorante di proprietà di Osgur, anche se non ha idea che sia suo. Proprio lì però si trova anche il suo ex fidanzato, che davanti ai suoi occhi fa una proposta di matrimonio alla sua nuova compagna. Distrutta, Esgi va a bere al bar. Giovedì 3 giugno 2021. Al bar trova proprio Osgur, con cui, ubriacandosi, si sfoga e parla del suo ex. Dopo un po' di tempo Esgi è completamente alticcia e Osgur la accompagna a dormire. Esgi però è molto malinconica e inizia a piangere, dicendo che l'amore è molto difficile e che lei non lo troverà mai. Osgur prova a farla sorridere, dicendo che sicuramente è una ragazza speciale, anche se non è il suo tipo. Emozionata da queste parole, Esgi lo bacia. Il giorno successivo Lainal si risveglia a casa di Osgur e ricorda del bacio. Si maledice per questo suo gesto avventato e fugge, così quando Osgur esce dalla doccia non la trova più. Osgur racconta ai suoi amici la strana notte passata con la ragazza e addirittura dice che hanno fatto la doccia insieme e lei, ubriaca, cantava. Esgi passa un po' di tempo in compagnia della sua amica Kansu, la quale la invita a un party in cui sarà presente il dottor Serdar. La ragazza la ringrazia moltissimo e poi si trasferisce proprio a casa dell'amica, abbandonando definitivamente la casa del suo ex. Esgi però viene subito a sapere che il suo vicino di casa è proprio Osgur. Infatti lo sente mentre flirta insieme alla giornalista e poi passa una notte di passione con lei. Lainal è disperata dai tanti rumori. Venerdì 4 giugno 2021. Esgi viene contattata da Serdar, che le chiede se va tutto bene. La ragazza si convince che sia una brava persona e che provi anche interesse per lei. Osgur intanto si risveglia al fianco della giornalista, ma l'altra ragazza che stava frequentando sta per tornare e smascherarlo. Per fuggire il giovane scappa da un balcone all'altro ed entra proprio a casa di Esgi, sorprendendola mentre sta per uscire dalla doccia. Anche la ragazza di Osgur raggiunge la casa di Esgi e quest'ultima, furiosa, manda via entrambi. Lainal va nuovamente a cena con le amiche, che le raccomandano di stare lontana da Osgur, che è l'uomo sbagliato. Intanto su tutti i giornali viene diffusa la fotografia del ragazzo con scritto «Signor sbagliato». È stata la giornalista a farlo per vendicarsi e la mamma di Osgur si lascia prendere dalla disperazione. La donna vuole fargli conoscere tutte le ragazze della città affinché trovi finalmente moglie. Il suo amico chef però ha un piano: deve trovare una falsa fidanzata da portare al matrimonio della sorella. Voi che cosa ne pensate? Seguirete questa soap e vi sembra appassionante? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.